Ieri Fano ha aderito al bando per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021. Una grande opportunità di visibilità e promozione per tutta la comunità fanese a basso costo. Hanno esordito in questo modo gli amministratori locali stamattina alla presentazione della candidatura della città di Fano per Città Italiana della Cultura. Dopo l'adesione al triunvirato Pesaro Urbino Fano per la Capitale Europea della Cultura, ora Fano balla da sola per la candidatura italiana. Non dobbiamo inventarci cose mirabolanti e che non possiamo mantenere, hanno sottolineato durante la conferenza stampa. Dobbiamo mettere nell'articolata presentazione ciò che in questi anni abbiamo attivato e ciò che abbiamo in itinere, niente di più e niente di meno. Fano ha già fatto passi da gigante in questi anni su cultura, integrazione sociale e sostenibilità. Abbiamo tutte le carte in regola per concorrere a testa alta, dice il sindaco di Fano. Questa è un'occasione ghiotta, come dicevo, perché ci porta ad essere protagonisti e ovviamente ci porta anche a elaborare un ulteriore progetto di forte investimento che, a prescindere dal risultato, rimarrà nel territorio. Una candidatura nella quale la Regione svolgerà però un ruolo fondamentale di supporto e finanziamento, dato che, quando fu il momento della candidatura di Macerata, Fano seppe fare un passo indietro ed ora ci si aspetta che questo gli sia riconosciuto. Nelle 60 pagine di dossier da allegare certamente entreranno il progetto dell'ITI e del futuro contenitore museale del Teatro Romano, ma anche cose già realizzate che indicano le traiettorie di sviluppo di Fano da qui ai prossimi 15 anni. Se penso al centro storico al Pincio via Garibaldi, ai due grandi contenitori culturali che sono anche unici in Italia, la Rocca Malatestiana e il Bastione San Gallo, gestiti e vivi e sono anche una straordinaria opportunità della nostra città. E poi si pensi al Museo della Flaminia in ambito tecnologico e le due grandi partite che gestiremo nei prossimi anni, che sono una sfida straordinaria per tutti: il complesso culturale del Sant'Arcangelo come luogo della creatività e del carnevale, e il Teatro Romano, che si apre proprio in questi giorni, acquistato con risorse del comune, ma è anche quella un'occasione straordinaria per ragionare di futuro della città, di futuro culturale. La cultura non vista solo fine a se stessa, ma come progetto sociale che accoglie tutta la città, quindi dobbiamo crederci tutti, perché non abbiamo nulla da temere con altri competitor, perché Fano è cresciuta molto a livello culturale in questi anni. Ora l'obiettivo è entrare nella rosa ristretta delle candidate, che sarà divulgata il 30 aprile del prossimo anno, dopo una scrematura iniziale, per poi sperare nell'investitura che avverrà il 30 giugno 2020.